Ci siamo, tutto pronto per il via dell'edizione 2018 del Toco Film Festival. E allora Alex, sono arrivati gli ospiti, ovviamente c'è grande fermento. Sì, siamo partiti, i primi ospiti sono arrivati, si sono integrati molto bene, la nostra accoglienza è sempre calorosa qui a Sala e saranno due giorni molto intensi. Siamo contenti di quello che potrà succedere perché ci abbiamo messo davvero molto molto impegno per avviare questo Toco 18, quindi vogliamo che la macchina funzioni bene e tutto questo non sarebbe successo senza i nostri, come dire, i nostri sostenitori, prima di tutto il Comune di Sala Consilina che ci crede, ci sopporta ormai da 5 anni e ci permette di portare avanti questo progetto che, ricordo, dopo il Toco non si ferma per un anno, noi continuiamo a fare attività collaterali, cineforum, laboratori, abbiamo in mente i fuochi d'artificio per l'edizione 2019. Il progetto è davvero importante e lungimirante, tant'è che i ragazzi del Toco saranno tra gli attori principali del progetto invernale del Polo Culturale Cappuccini con Benessere Giovani e speriamo che questa opportunità dia l'occasione ai ragazzi del Toco di fare un salto di qualità verso qualcosa di importante che da un sogno può diventare realtà. Quindi gli ospiti sono arrivati a Palazzo del Vecchio e noi ne siamo orgogliosi perché attraverso, diciamo, questa iniziativa una parte importante del centro storico prende vita e si riempie di giovani, quindi cambia un po' lo scenario di Piazzetta Gracchi e si anima con questo importante aspetto culturale che è quella della rassegna cinematografica dei corti, nella quale loro hanno creduto sin dall'inizio proprio perché dava un aspetto innovativo in ambito cinematografico, soprattutto vista la qualità dei ragazzi che ci hanno dimostrato di saper fare cose importanti. Già l'anno scorso Fortunato Cerlino è stato a Sala Consilina grazie a loro, quindi i ragazzi stanno crescendo e noi che come amministrazione non potevamo che sostenere questo sogno, questa opportunità. È naturale che attraverso di loro il Polo Culturale Cappuccini continuerà a vivere costantemente nel periodo invernale, perché contiamo che attraverso questo progetto tanti giovani, altri giovani, si avvicinino a loro, si avvicinino a questo mondo, perché no, intraprendendo anche delle opportunità lavorative. Tutto questo per porre le basi, come diceva Alex, a una rassegna 2019 ancora più importante e pregna di iniziative.